qui, eccoli qui che arrivano, eccoli qui, finale, rettilineo finale, quasi in acidosi lattica, entrano tutti e quattro, però attenzione perché arriva con l'unica donna, Rita Caporeale, che è davanti a tutti e che cerca naturalmente di vincere. C'è in corsia 1 Angelo Sfeccia che sta salutando tutti come se fosse alla maratona di New York, ma siamo solo e esclusivamente ai 200 metri, signori, l'applauso di tutti per i giudici! Eccoli qui che arrivano, attenzione che c'è Franco Salvatore che alla fine vince oggi a tutti, però forse potrebbe essere squalificato perché continuava a toccare qualcosa in tasca e adesso ovviamente ci pone dei dubbi su quello che potesse avere all'interno. Allora, i tempi da segnalare, numero 4 con il pettorale, 2-1, Michele Stefanacchi, che va a vincere la prima delle serie, e poi arriva Giuseppe Illuzzi, quindi forse lei sia Giuseppe Illuzzi, e adesso arriva anche Victor Masellis per questa prima serie. La serie numero 4 partirà Vito Mancini accompagnato da Luca Cassano, semifinalista, è partita nel frattempo Luca Cassano, semifinalista ai mondiali junior nei 100 metri e poi in corsia 2 Cattolico Massimo con Gregorio Angelini, 23esimo ma con il personal best di 10.000 e poi terzo Marco Mongeli con Marco Lamacchi. E allora signori, l'applauso perché in corsia 2 da Massimo Cattolico e Gregorio Angelini stanno per conquistare, sono preparatissimi, va bene così, grande applauso per tutti, e poi arriva anche Marco con Marco Lamacchi e adesso si sono presi una pausa di riflessione per capire se i 100 metri sono per loro o no. Per Luca lo sono sicuramente perché ha fatto la semifinale ai mondiali, per Vito Mancini pure. Facciamo davvero tutti insieme questo grande applauso a questi protagonisti della serie per gli ipovedenti, che sono comunque grandi, straordinari protagonisti in questo Mennea Day 2014. Anche per loro il via dalla pistola ufficiale del Mennea Day 2014. E allora eccole qui che arrivano, sembra Luciana Caccavo in corsia 1 davanti a tutte della Fiamma Giovinazzo, poi si appaiate Sabrina De Pascale e Cusvari e Ariana Pellis della Madonna Luciano, un po' più staccata di Ivana Marcellis, ma va a vincere in maglia rosa, ma non è il Giro d'Italia, Luciana Caccavo, Fiamma Giovinazzo, quindi Sabrina De Pascale, Cusvari e ancora Arianna Armenis è straordinaria Ioana Masellis, che pure con un spettacolare tempo cronometrico, bravissime tutte. Chiara Angelini, amatori di Giano in maglia rossa, Giulia De Benedictis, amatori e quelli di Accorato, e queste se ne stanno suonando di brutto perché stanno andando avanti con una bella velocità e allora sarà un bel finale con Chiara Angelini che sta in questo momento cercando di superare Marvin, regge Giulia e allora sarà finale per applauso. Ecco che bella gara, bellissima, fino al primo, Chiara Angelini di pochissimo su Giulia De Benedictis. Allora
tempo sarà per lei 32,5. 3 atleti a non esagerare, perché ovviamente si tratta sempre di una gara dimostrativa. Loro saranno domani, molte di loro saranno alle prese con altre gare, ma della vista lo sono state anche ieri con i regionali. Allora è un finale a tre fra Michela De Benedittis, Alessia De Benedittis e Luana Miracola. Attenzione, perché Alessia De Benedittis che va a vincere davanti a Michela del Cusbari e Luana Miracola. Brave. Ha un tavolo di Rannes in questo momento davanti a Federica De Francesco. Cusbari, attenzione, tempo da battere, perché c'è la con me Luca e Gregorio, ma aspettiamo la partenza, eccola qui partita, velocissimo Carlo Tortorelli, accreditato modernamente rispetto agli altri due di un tempo migliore. E allora eccolo qua il finale con il lungo rettilineo che porta sulla linea del traguardo Carlo Tortorelli in maglia gialla. Al tavolo tirano si è inseguito da Pasquale Adriano Fiamma Ginazzo. Applauso per tutti, attenzione al finale, perché qui bisogna prendere i tempi complessivi. E allora vince Carlo Tortorelli, Adriano Pasquale, bravissimo anche Francesco Colaiani, Cusbari, e chiude questa serie 1. E allora il tempo utile per salutare Luca Cassano, io vorrei farli, anche se non siamo tanti, facciamo sentire il nostro calore, applauso per uno che ha fatto partiamo da Luca, perché mi piace ricordare una semifinale mondiale ad un campionato junior. Dammi una sensazione così a freddo, allora una parola per raccontare quando hai capito di essere in una semifinale mondiale. Io ti dico, noi anche quando eravamo sui campi eravamo praticamente pazzi, cioè abbiamo riparlato tante volte. E allora una parola per dire quando hai saputo che eri in semifinale mondiale. A essere sincero, non ci credo nessuno di aver raggiunto una finale al campionato del mondo, perché non so, cioè per me è ancora un sogno, capito? L'ho realizzato, ma resta dentro di me ancora un sogno. E allora dobbiamo toglierlo subito questo sogno, perché adesso dobbiamo arrivare sulle cose serie, perché quella era junior. Dobbiamo raccontarvi Cacao Vincenzo, Davide Roluso, Francesco Angelini. Diamo spazio anche a questa serie numero 2, perché ovviamente questa è un po' più tirata, con Davide Roluso al tavolo di Rannes che va a vincere davanti a Angelini Francesco. E allora attenzione al tempo, perché quello di Tortorelli precedente non lo sappiamo. E allora non lo sapete, non immagini ancora di aver raggiunto questa semifinale. Ovviamente noi speriamo che nel breve tu faccia, voglio dire, una bella figura e capisca insomma che adesso bisogna fare sul serio, nel senso che tu ti diverti, io lo so ancora, perché conosco il tuo modo di approcciarti alla predica ed è straordinario, bravo Luca. Adesso vedo che dobbiamo fare un po' sul serio, nel senso che sono con il tuo mister Vitonacci che è qui con noi, allora state ovviamente sognando, come si suol dire. Allora, io so, dicono tutti gli atleti che porta male, però io continuo a farla questa domanda perché sembra porti bene. I sogni davvero per il futuro, adesso se devo dire Luca Cassano, domani mattina dove lo vediamo? Questo credo sia un grande sogno, sia a livello europeo che mondiale. E allora, noi da questo piccolo Mennea Day, tu sai che sui campi lui gareggia per l'Atletica Firenze e non più per una società pugliese, ma va bene così. L'importante è che naturalmente porti sempre nel tuo cuore, insomma, questa che è stata la terra che ti ha regalato ovviamente lì, questa atletica giovanile. Tu sei partito di qua e naturalmente hai affrontato. Scusate, come sapete devo raccontare anche la terza serie. Francesco Maselis, Pietro Colonna, Marco Catelli. Pietro Colonna è davanti a tutti, va a vincere anche la serie 3, seguito da Marco Catello e quindi Francesco Maselis, quindi anche la serie 3 l'abbiamo chiusa. Allora, adesso invece arriviamo ad un big anche per quello che è. Quanto sei diventato alto adesso? 1,90 m. 1,90 m ed è tantissimo, io lo ricordavo un po' più piccolo. Quando da categoria ragazzi
sono arrivato, gli facevo la marcia, vinceva le gare locali, regionali, quindi si è arrivato a vincere i titoli con i cadetti e con gli allievi, e adesso finalmente questa maglia della nazionale italiana. Allora, se dobbiamo raccontare anche tu la tua scalata ai top player, ricordiamo il 23° posto può sembrare nei numeri lontanissimo, ma è stata una gara straordinaria per quelle che sono le tue non solo occasioni e condizioni. Sappiamo che tu sei un atleta in grande crescita, che insomma speriamo in futuro dover arrivare davanti, anche perché sappiamo che poi molti russi piano piano ce li tolgono davanti per ovvie ragioni, e allora quella classifica potrebbe diventare ben altro. Raccontiamo come sei da atleta di Locorotondo che poi è arrivato a Eugene, e raccontami anche questi mondiali junior per te. Sicuramente è stato un grandissimo sogno che si è realizzato partecipare ai mondiali, insomma, che dire, sono partito anch'io come i ragazzi che sono qui oggi con gare provinciali, regionali. Fin quando ho capito che la marcia era la specialità nella quale potevo andare più fuori, però sono riuscito a realizzare i miei sogni, quello di arrivare al campionato italiano, sono riuscito a vincere, partecipare alla prima gara con la maglia azzurra, e speriamo, ha detto Luca, di arrivare domani a partecipare ai campionati europei, mondiali con la maglia azzurra, però della squadra solo. Allora, prima di lasciarli andare, come se, attenzione signore, ecco, avvisate le signore che siamo in gara, le cadette con Gaia Corinna, Federica Cravarossa e Pulpito Bernadette, tutte e tre targate Cusboi. Allora eccolo qua il finale in consecutivo, Gaia Corinna, ma attenzione dietro di Pulpito Bernadette, che si è ultimamente affacciato alla grande anche nel mezzo fondo, ma vince Gaia Corinna davanti a Pulpito Bernadette, bravissima anche Federica Cramarossa, che va a chiudere in terza posizione. Allora, torniamo invece a raccontare, io voglio capire, ora voi fate le gare in Italia, Firenze, tu Bari, Locorotondo, insomma Roma, ma Eugene, no? Con quella pista straordinaria, con una università che praticamente premia gli atleti che fanno atletica e non esclusivamente come capita in Italia nel calcio. Raccontatemi Eugene, Luca, raccontami Eugene. Eugene non può essere paragonato a nulla in Italia, è completamente diverso, ti trovi in una realtà completamente diversa da quella che è in Italia, perché si vede che lì lo sport, in particolare l'atletica, è quasi una regione. Le strutture, gli impianti, i tecnici, tutti si mettono a disposizione tua e ti trovi in un mondo completamente diverso. Sei pronto? E allora raccontami anche tu, insomma, tu che hai fatto invece Eugene su strada, perché lui magari l'ha visto, tutto su Facebook, scusami, allora no, io ho... ok, raccontami Eugene su strada, dai, cerca di raccontarmi Eugene su strada, lui l'ha vista sulla pista, ecco, Eugene città, ecco, come si è affacciata. Beh, più che altro noi siamo stati sempre una cittadella dello sport, Eugene, che era l'università, però anche lì, diciamo, tutt'altro pianeta rispetto a noi, perché le persone, diciamo, non sono molto frettolose alla guida, perciò danno anche un po' di attenzione alle persone che corrono in bicicletta, fanno giochi. E allora chiudiamo naturalmente questa serie, scusate, c'è Corella Camilla in 1 e Genao Fabiana in corsia 2, che è una big perché rappresenterà la Puglia ai prossimi campionati italiani, che va a vincere, credo dovrebbe aver vinto la serie in entrambi i casi, qui ci sono i fogli. Volevo naturalmente, datemi una spiegazione, io ho sentito qualcuno sui post di Facebook, così prendiamo in giro anche i giudici, mi hanno detto che anche i giudici sono più belli e sono più carine, io questo l'ho letto, è vero o no? Non è vero, i migliori sono in Puglia sicuramente. Nonostante non gareggi più, in Puglia continua, ecco, tu che ovviamente non puoi esprimere giudizi sui giudici, perché i marciatori, sapete, non possono, perché altrimenti sono gli unici che possono essere veramente squalificati. Allora raccontami di altro, raccontami come sono, ecco, le universitarie agli uccini, ecco. Purtroppo non l'abbiamo potuto vedere perché non era proprio di università. Va bene, ti sei accontentato invece delle bellezze americane ed ecco, allora l'ultima, così scherziamo, perché insomma lo sport è anche questo, raccontatevi, le più belle erano della Italia.
Italia? Italia. Boh. Le russe infatti ci credo, anche le ucraine. Va bene signori, facciamo un applauso a questi campioni, li auguriamo naturalmente di onorare sempre, ricordate che siete nati in Puglia, che voglio dire, quello che fate, io no, non ti ho chiamato, Gregorio lo aspetto a casa. Tu perché sta salendo, sta salendo. Gare di velocità a casa, ma quando sarà possibile, insomma, spero che anche tu faccia visita quando puoi. Vieni Luca, perché i ragazzi ti vogliono. Se i ragazzi vogliono, spero anche loro, fatemi la foto tutti insieme con tutti i ragazzi, perché insomma credo che loro lo meritano. Allora tutti i ragazzi venite qua dove sono io col microfono, facciamo la foto con i campioni della nazionale italiana. Venite, molti stanno ancora gareggiando, ma insomma l'importante è essere qua. Ragazzi di Corato, ragazzi, oggi venite a fare la foto tutti insieme con i nostri big, è vero, Luca Cassano e Gregorio Angelini. Vedo che la parte femminile è andata tutta da Luca Cassano. Aspettate che sta. Mettetevi giù così, tutti insieme. E allora, la nostra foto con Luca Cassano, la maglia azzurra, sperando di vedere qualche altro di questi ragazzi con questa maglia azzurra, perché ragazzi, dire quel che volete, ma l'azzurro della nazionale mi piace. Mi piace, va bene. Abbiamo fatto tutte le foto. Ah, ci sono altri che si aggiungono, vabbè, ovviamente adesso. Attenzione finale con Gian Matteo Cavone Gustavi, che va a vincere e vince la serie numero 1 della categoria maschile. Domenica ci vediamo. Mercoledì? No, lei non fa. Ah, lei. Mamma, mio marito, dove sta? Che la camicia qua, dove hai giretto? Vai! Vedi? Mio marito è pronto. Il primo. Primo marito, sì. Quello c'ha una resistenza. Dove attenzione, è andato altro! Dove stava la mano? Ha detto benissimo, gliela dà. No, è la staffetta. Ma questo è maschio! Vai Gaia, vai! Ma tuo padre è andato oltre! Cioè mio marito non...